Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi torno i video sulle nuove edizioni manga perché questa settimana è uscita quella che secondo me era l'edizione più attesa di questo 2022, almeno per ora. Vi sto parlando della Perfect Edition di Kenshin. Eccola qua in tutto il suo splendore, una nuova edizione davvero bellissima. Adesso andremo a fare l'analisi più approfondita. Vi ricordo che in questi video di analisi e pareri andrò a valutare solamente la nuova edizione del manga, quindi non andrò a fare una vera e propria recensione sul manga di Kenshin. L'ho detto più volte che è uno dei miei manga shonen preferiti, io ho la vecchia edizione, quella sottiletta completa in 28 volumi, quindi sono in primis contentissimo che Star Comics abbia portato questa Perfect Edition dopo così tanti anni e sono anche contentissimo che più persone andranno anche a riscoprire Kenshin. Direi di non perdere altro tempo perché qui di fronte secondo me abbiamo una delle migliori nuove edizioni uscite negli ultimi anni e adesso vi andrò a spiegare il perché. Prima di tutto partiamo un pochino dalle basi. Rurouni Kenshin è un manga scritto in Giappone tra 1994 e concluso nel 1999. Questa è la seconda edizione appunto che viene presentata in Italia dopo la prima sottiletta. Un'edizione molto rara che vi mostro in questo video, praticamente ora introvabile, come vedete però c'è stato un bellissimo upgrade. Questa nuova edizione avrà un totale di 22 volumi al prezzo di 9 euro a volume. È vero, i volumi non saranno pochi, ma per la qualità che ci andrà a proporre per ogni volume, adesso vi andrò a mostrare meglio anche il manga in sé, questo è un prezzo secondo me più che giusto. Come vedete questa è come si presenta la copertina, ridisegnata, veramente fantastica, questa illustrazione del nostro protagonista. Questa è come si presenta la costina, davvero elegante, e anche il retrocopertina ha il suo perché. Con l'iconica cicatrice di Kenshin, mi piace tantissimo tutto l'effetto in rilievo che viene ripreso per tutta la copertina, spostandosi anche nella costina, ma ovviamente l'impatto visivo che ha la copertina in sé è davvero fantastica. Forse dal video non riesce a vedere bene, ma fidatevi che ci sono un sacco di effetti in rilievo, tutti i fiori dorati in rilievo e anche la scritta Kenshin in giapponese. Ovviamente è un'edizione con sovracopertina e sotto la sovracopertina, cosa che ho apprezzato tantissimo, è che troviamo la bozza appunto di Watsuki, cosa che sicuramente farà felici i fan di Kenshin. E la stessa cosa la troviamo anche togliendo il retrocopertina, troviamo altre bozze, e la cosa che mi piace ancora di più di questo retrocopertina è che abbiamo tutti i significati, ad esempio abbiamo il significato della cicatrice, tutto che ci viene rappresentato e scritto in questi caratteri che sono super leggibili. Abbiamo ad esempio come Kenshin si sia procurato questa cicatrice, abbiamo il tipo di spada che usa Kenshin, il tipo di stivali, tutto avendo sempre una bozza accompagnata. Veramente una bellissima idea per questa Perfect Edition che sicuramente fa aumentare il mio voto. Anche il formato ovviamente ha il suo perché, per chi volesse saperlo è un formato praticamente uguale a quello di Monster 20th Century Boys, e siamo sulle 250 pagine perché vi ricordo che questa Perfect Edition adatta praticamente uno e mezzo dei volumi che erano della precedente edizione. Passiamo poi all'interno del volume. La cosa che risalta maggiormente aprendo il volume è la qualità della carta, veramente ma veramente bianchissima, di ottima qualità. Anche il volume è molto facile da maneggiare, molto morbido, si sfoglia veramente facilmente, ottima anche la rilegatura. E la cosa che più ho apprezzato e che sicuramente mi fa esclamare che questa è una delle migliori nuove edizioni portate qui in Italia negli ultimi anni è la quantità di pagine a colori presenti. Innanzitutto troviamo la prima illustrazione su pagina a cartoncino, questa veramente fantastica, eccola qui in tutto il suo splendore. Andando avanti poi troviamo altre due pagine a cartoncino fino ad arrivare poi alle prime pagine a colori del manga, eccole qui. Fa un certo effetto vedere i disegni di Kenshin colorati, sono davvero secondo me fantastici e ne troviamo davvero tanti, praticamente anche tutto il primo capitolo è tutto a colorazione ovviamente originale. Non abbiamo poi solamente il primo capitolo, andando avanti anche nel volume, nel corso del volume ci sono altre pagine a colori praticamente negli intermezzi dei capitoli, cosa che a me mi ha fatto veramente tantissimo piacere. Non me lo sarei aspettato per 9 euro una qualità così alta, soprattutto nelle pagine e così tante pagine a colori che ci sono state concesse. Il lavoro che ha fatto Star Comics secondo me è stato egregio. Anche il volume si presenta non tantissimo spesso, ma è molto morbido, non è per niente pesante. Anche i dialoghi, cosa che ci tengo a dire, sono stati tutti ritradotti e sono stati tutti anche modificati per quello che dovevano essere modificati.
stati. Quindi anche su questo lato devo fare i miei complimenti a Star Comics per il grandissimo lavoro. Almeno per il mio parere Star Comics non ci poteva proporre un'edizione migliore di questa. Ha la sua eleganza in tutto, praticamente anche come si presenta. Sicuramente tra le nuove edizioni uscite quest'anno è quella che maggiormente vi vado a consigliare, anche perché Kenshin è un manga che dopo averlo letto sicuramente vi resterà nel cuore. Andiamo anche adesso a fare un piccolo confronto con le Perfect Edition estere. Star Comics ce l'ha proposta a un prezzo di 9 euro, ad esempio quella francese con lo stesso formato è proposta ad un prezzo di 10,95 euro, quella spagnola viene proposta ad un prezzo di 12 euro. In Inghilterra invece c'è l'edizione con 3 volumi in uno, ovviamente non è a questa qualità, però anche quella costa 12 euro. E cosa che ci tengo anche tanto a sottolineare è che Star Comics è andata a riprendere fedelmente la Perfect Edition giapponese, è andata a riportare in modo quasi perfetto tutti i dettagli, alcuni è andata anche a reinterpretarli, ma ci ha portato un'edizione più che degna anche di quella giapponese, quindi ancora tanti complimenti a questa casa editrice. Secondo me anche in questo caso Star Comics a rapporto qualità prezzo è riuscita a mantenersi ad un altissimo livello, ce l'ha già dimostrato con altre nuove edizioni che sono uscite nel 2021 e ce l'ha dimostrato di nuovo in questo 2022. E anche per chi dovesse avere la vecchia edizione come me, io consiglio di fare un upgrade, anche perché la vecchia edizione si legge ancora all'occidentale, cosa che ormai non si deve più fare. Quindi ve la vado a consigliare? Ovviamente sì, ha un ottimo rapporto qualità prezzo, è super elegante, ha tantissime pagine a colori all'interno, qualità della carta ottima. Forse per alcuni 22 volumi potranno essere tanti al prezzo di 9 euro, ma anche in questo caso io vi consiglio di stoppare magari qualche manga che siete indecisi di continuare o meno per puntare su Kenshin, anche perché non credo che in futuro ci verranno proposte nuove edizioni, quindi qui abbiamo il massimo livello espositivo per quest'opera e anche l'edizione giapponese è uguale identica a questa. Secondo me non si poteva pretendere di più, quindi grazie a Star Comics per averci finalmente proposto questa nuova edizione fantastica. Fatemi sapere voi se l'avete già acquistata, se siete indecisi se acquistarla o meno, o se non l'acquisterete. Mi raccomando, fatemi sapere tutto nei commenti. Quindi per questo video è tutto, se il video ti è piaciuto lascia un mi piace, lascia un commento e per i nuovi iscrivetevi al canale per i prossimi video. Noi ci vediamo al prossimo video!